Allora Luca, una mostra un po' particolare, piena di fantasia, di colori, di luci, raccontaci un po'. Niente, questa per me è la terza edizione che faccio qui alla Mostra dell'Artigianato. La prima la feci 3 anni fa perché ormai mi conoscono tutti come l'uomo dei bastoni, che mi chiamarono per presentare tutti i miei bastoni. Poi l'anno dopo, siccome io sono architetto e designer, gli ho detto anche che potevo presentare un'innumerevole quantità di altri prodotti e ho presentato degli altri oggetti. Quest'anno abbiamo ripetuto la cosa perché ha avuto successo 2 anni fa, l'abbiamo ripetuta e dentro la mia mostra ho portato tutte le mie opere che non sono soltanto bastoni, perché a me mi piace comunque mischiare le carte, mi diverto a creare cose, progetti di tutti i tipi insieme alla mia socia Silvia Scuffiavati, facciamo un po' di tutto insomma, che mischiamo la letteratura agli oggetti di design, gli oggetti di design ai giochini per bambini, e qui quest'anno ho presentato per la prima volta delle opere dentro gli stampi, che sono stampi usati per fare le marmitte delle macchine, li ho ricolorati tutti e dentro abbiamo delle suggestioni con degli omini presi dagli omini Kinder, da qualsiasi altra cosa mi potesse venire in mente, perché la creatività non ha limiti, ecco, per noi dello studio Gaut, insomma, nella fattispecie mia e di Silvia Scuffiavati. Bene, grazie Luca, auguri e buon lavoro. Grazie.